Bene, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, questa settimana andiamo a guardare i grafici dei mercati finanziari old, mercati finanziari che poi, ragazzi, si riassumono in due dei più importanti indici di borsa mondiali che sono il Nasdaq 100 e l'S&P 500. Perché guardiamo solo questi e non gli altri? Perché in questo momento quello che ci interessa è capire se questa fase di ribasso e di ritracciamento che i mercati hold hanno affrontato è terminata, possono riprendere a galoppare quantomeno fino alle prossime elezioni di novembre del presidente degli Stati Uniti. Ragazzi, sono dei mesi concitati, sicuramente ottobre è da tenere sotto controllo, anche perché ottobre è un mese particolare in generale a livello statistico per i mercati finanziari, e poi perché a novembre ci sono queste elezioni, quindi anche dei colpi bassi delle manovre politiche potrebbero influenzare in maniera abbastanza importante anche le oscillazioni di borsa, perché se la borsa sale o scende, se c'è panico o meno, può andare a vantaggio di un candidato piuttosto che un altro. Ma al di là di queste escursioni politiche, andiamo oggi a guardare questi due indicatori perché sono gli indici di borsa più importanti, leader in questo momento che tutto il mondo guarda, e in sostanza quasi tutti gli strumenti finanziari, compreso anche Bitcoin, comprese anche le criptovalute negli ultimi periodi, seguono i movimenti di questi indici. Ma alla fine di questo video vi ho conservato un grafico di lungo periodo. Per quanto riguarda Bitcoin, volevo farvi vedere una particolarità di quello che è il grafico settimanale, di quello che sta facendo anche. E quindi oggi andiamo a guardare supporti, resistenze, analisi ciclica sugli indici di borsa e mercati hold, e poi in ultima analisi un aggiornamento sul grafico di lungo periodo di Bitcoin con una chicca, ragazzi, interessantissima, per vedere dove siamo, come siamo messi e un eventuale possibilità che Bitcoin sfalsi le carte da qui ai prossimi giorni. Bene, spostiamoci sui grafici. No, no, perché prima di spostarci sui grafici, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi il classico pollicione, fatemi sapere con i pollicioni se vi piacciono questi video. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Molti di voi mi hanno pubblicato anche delle altcoin da andare a guardare, da andare a fare analisi grafica. Sì e no, ragazzi, è bello sicuramente, ma ricordatevi che il mercato cripto è governato dall'andamento di Bitcoin. Quindi se Bitcoin non va su, non ci vanno neanche le altcoin, a meno di singoli spruzzi che sono ovviamente i famosi pump. Perciò sì, alcune altcoin vanno monitorate, sono molto belle anche come grafico nei confronti di Bitcoin, però quando si fanno analisi macro, ragazzi, non specifiche su uno strumento, guardi quello che è il leader di mercato. Va bene, allora ragazzi, iscrizione pollicione. Allora, ci spostiamo sui grafici davanti a me subito in maniera diretta. Nasdaq 100. Dai ragazzi, Nasdaq 100, tutto quello che c'è da dire per quanto riguarda l'analisi ciclica del mercato tecnologico più importante del mondo è che stiamo andando a chiudere un ciclo di natura più o meno semestrale, ragazzi, semestrale che è composto da questi due maxi cicli che sono dei cicli trimestrali, insomma, al di là della forma binaria o ternaria. Ragazzi, questa è la struttura ciclica che Nasdaq 100 in questo momento ha completato. Il fatto che sia sceso sotto le medie mobili in questione, che sono medie a 22 e a 11 periodi, ragazzi, sono le medie che io utilizzo da un punto di vista ciclico in questo momento per avere una visione di insieme, è tutto normale. Quindi questo break, ragazzi, in questa fase e non in fasi differenti da questo preciso momento, è un break che non mi spaventa, ve lo dico in maniera abbastanza chiara, perché quando si tratta di chiudere un ciclo di natura superiore, il break delle medie mobili in questione e questo cross è una cosa abbastanza naturale, abbastanza normale. Quindi in questo momento c'è da avere paura sui mercati finanziari hold, almeno per quello che riguarda l'analisi di natura ciclica? No, e questo movimento ribassista è atteso in una forma di natura ciclica. Questo è proprio, ragazzi, il grandissimo vantaggio che questo tipo di analisi ci dà quando andiamo a guardare i grafici e gli andamenti, perché sappiamo distinguere se un movimento al ribasso è pericoloso oppure era atteso, dovuto quasi, ragazzi. Allora, in questo caso è un movimento dovuto. Questo non significa che i mercati ritorneranno a salire, faranno nuovi massimi con certezza, ragazzi, ma significa
che il movimento in questione mi spaventa un po' di meno rispetto a quello che potevamo magari assistere, non so, 2 mesi fa, sarebbe stato completamente diverso. Mentre un andamento del genere in un contesto di questo tipo, con una scadenza temporale, ciclicamente parlando, di questo tipo, non mi dà, grandi ansie, ragazzi. Perché? Perché un movimento del genere su, tipo di mercato va bene in questo determinato momento. Allora, tutto qui, ragazzi. Allora, vedete, quando, andiamo poi ad analizzare la analisi di un indice, ci sono anche degli indicatori che dobbiamo tenere sotto controllo. Tra le altre cose, la scorsa settimana, vi avevo fatto anche vedere, dei video per quanto riguarda il mio conto su Prime XBT. Anzi, facciamo una cosa, vi faccio rivedere l'operazione per farvi capire come ho chiuso in gain quell'operazione. L'ho pubblicata anche in Academy proprio perché, nella giornata, questa qui, se non erro, ragazzi, del 16, il movimento, che aveva fatto, che stava creando su questa candela Nasdaq, non mi piaceva. Ho chiuso in profitto quell'operazione con tutti, i miei accumuli e ho chiuso, cioè non ho più accumulato Nasdaq. Anzi, vi faccio vedere proprio l'operazione. Eccola la chiusura, ragazzi. Subito ve le faccio vedere in maniera istantanea sulla mia piattaforma Prime XBT. Vi ricordo che Prime XBT è una piattaforma che vi consente di fare trading, sugli indici di borsa utilizzando Bitcoin come valuta. È una piattaforma che io utilizzo e vi lascio anche il mio link in descrizione se volete darmi una mano, con un super bonus per voi del 25% di sconto, ragazzi, sulle fee. Ve lo consiglio vivamente rispetto all'altro bonus che è il 35% di capitale, che però non potete utilizzare se non, per fare degli esperimenti. Quindi invece qui avete lo sconto delle fee, quindi assolutamente più idoneo. Ragazzi, vi lascio il link e il coupon in descrizione del video se volete iscrivervi a Prime. Allora, qui vedete, ragazzi, c'è questa struttura di vendita, con 4 contratti che avevo io, 2 in perdita, gli altri 3 in loss, con un totale di profitto intorno al 6%. Con questa operazione tutte, vedete, chiuse il 16 di settembre a 11.389, perché non ho voluto continuare questo tipo di accumulo di cui vi avevo parlato proprio perché in questa giornata questo movimento era estremamente pericoloso. Quindi sul Nasdaq sono andato a chiudere le mie posizioni e poi ho detto riaccumulerò dopo, ragazzi, quando questa fase di scadenza che stiamo vedendo in questo momento sarà terminata. Allora, per concludere, questa fase di scadenza ciclica è terminata in questo momento? Non lo sappiamo, però siamo in fase temporale corretta, ma i prezzi ancora non ci danno la corretta struttura. Questo è un discorso che va visto, l'ho risposto un po', ragazzi. Allora, questa candela nella giornata del 21, 22, 21 di settembre è stata una candela di minimo? Sì, è stata una candela che basta da un punto di vista ciclico a indicare chiusura di questo movimento ribassista? Sì, il movimento dei prezzi successivo è stato tale da farmi pensare che il mercato abbia fatto una ripresa di un nuovo ciclo? No, e qui è il problema. Ancora bisogna attendere, perché è vero che il mercato ha fatto un ABC, è vero, è stato completato il pattern in questione. E siamo entrati anche nella zona, ragazzi, che io vi ho già indicato, questa zona di oscillazione per quanto riguarda i prezzi hanno correttamente rimbalzato, vedete, si sono riportati su, ma i prezzi ancora con 2 soli giorni non ci danno un'indicazione di ripresa tale per poter dire ok, io rientro su questo mercato per un'operazione di trading come quello che stavo costruendo su Prime XBT, ragazzi. Questa operazione che stavo costruendo io era una posizione di accumulo, ok, su questa mia piattaforma, però questa operazione non mi dava la possibilità di stare sul mercato per tanto tempo per via dei costi di financing, e quindi ho necessità di entrare e accumulare Nasdaq nel momento in cui i prezzi dimostrano già un livello di ripresa. Ragazzi, dov'è in questo momento un punto di ingresso dipinto dal mercato? Oggi ve lo dichiaro, ve lo dico in maniera chiara, ragazzi, lo dico prima a voi, ancora non l'ho detto in Academy da me.
E qui, ragazzi, vi faccio vedere il superamento di questo livello per quanto riguarda Nasdaq. Questi sono i prezzi di un CFD che ho su TradingView, quindi utilizzo in questo caso i prezzi di CFD, ma andateveli a vedere anche sui future regolamentati. Non ricordo, quindi ci sarà qualche differenza di qualche dollaro, ragazzi, come indicazione di prezzo, ma al di sopra, in sostanza, di 11.003, se il mercato dovesse fare una close giornaliera sopra questo livello qui indicherebbe un'inversione di breve periodo con un eventuale ingresso long su questo mercato per il breve, e poi bisogna giocare su. Quindi, ragazzi, io sulla mia piattaforma di Prime XBT costruirò i miei ingressi proprio su questi grafici. Allora, questa è la struttura che mi sono creato sulla piattaforma Prime che utilizzo per questo tipo di operatività, ragazzi, perché la leva è importante e costa pochissimo in questo caso e mi fa usare i Bitcoin. Poi questo è il grande vantaggio. Ragazzi, allora vedete anche qui io ho la mia indicazione anche su Prime XBT, si vede in maniera molto molto chiara questo livello di price, quindi sopra un livello di prezzo come può essere questo massimo qui, quindi sopra questa parte potrò iniziare, diciamo, ad andare long. Quindi da qui in poi, se dovesse avvenire questa cosa, e al ribasso potrei tentarmi degli eventuali accumuli su dei prezzi più bassi di questo qui. Accumuli in questo caso, ragazzi, che potrebbero arrivare sul tocco della Bollinger che vedete qui in basso. Quindi qua la Bollinger giù in questo caso è data a un livello di price su Nasdaq di 10.005. Se il mercato fa un flash crash, fa boom sulla Bollinger, valuto un ingresso in questo caso sul ribasso. Centellino i miei ingressi, farò dei piccoli ingressi in dollar cost average finto, perché in realtà entrerò su questo mercato a pezzettini di 0,25 per accumulare fino a due contratti. Questa è la mia struttura di money management. In questo caso non va replicata in nessun modo, non do consigli finanziari, lo sapete, dovete fare i compiti a casa, ragazzi. Però questa è una cosa che mi interessa tradare e mi interessa entrare con questa piattaforma su questo contratto. Perché, ragazzi? Perché io ho l'idea che un eventuale semestrale in partenza per quanto riguarda Nasdaq possa essere proficuo al rialzo, con un eventuale tentativo anche di break, perché no, dei massimi precedenti. Quindi di strada ce n'è, ragazzi. Vedete, se facciamo una cosa del genere, di strada ce n'è. Potrebbe anche andare a cercare un doppio massimo, perché no, un break superiore. Quindi parliamo di oltre 1000 dollari a contratto, e con una piattaforma del genere, vedete, con un effetto leva che in questo caso va considerato, perché mettiamo pochi Bitcoin sulla piattaforma di Prime, io posso andare a gestire alla perfezione questo tipo di operatività in trading, che non è di brevissimo, ragazzi, perché comunque è un'accumulazione da un punto di vista di trading che potrebbe implementarsi per un tot di tempo, e quindi anche una settimana. Vi farò anche vedere fra pochissimi giorni anche la possibilità di utilizzare delle tecniche alternative con gli indici su un altro broker. Vi faccio un video adatto, anzi credo che farò un webinar, ragazzi, perché è un video molto tecnico e non può stare su YouTube, perché ci vorrà un'oretta per spiegarvi questa strategia. Clicherò sicuramente il link nei prossimi video per questo webinar con la spiegazione di una strategia a diretta, ragazzi, che non va sui mercati long o short. Vi faccio poi capire questa cosa nel webinar, che può essere interessante proprio in questo preciso momento. Quindi iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi anche questi video. Poi chiaramente nel canale Telegram sarà sempre indicato il link per la registrazione a questo webinar che sto preparando, ma ragazzi vi assicuro è difficilissimo, perché è molto approfondita questa strategia e necessito di un po' di tempo, altrimenti l'avrei già fatto, vi dico francamente. Allora, questa è la mia operatività su Nasdaq che sto costruendo. Vi faccio rivedere quello che riguarda la struttura anche dei prezzi. Questi sono i livelli che l'indicatore potrebbe che l'indice potrebbe raggiungere se dovesse andare in basso. Queste sono tutte aree di prezzo, vedete, una
e poi 2, ma già se va qui, ragazzi, la possibilità che un semestrale vada a fare nuovi massimi la reputo difficile. Secondo me il mercato potrebbe fare un ulteriore affondo e appunto andarmi a toccare quella che è la mia Bollinger qui su Prime, questa qui, ragazzi, questa, boom, me la tocca. A quel punto io valuterò un ingresso in Deep. E poi ovviamente anche in accumulo successivo. L'ingresso in Deep con 0,25 sarà un pezzettino, quindi pochissimo, il 12,50 della mia intera posizione. Poi cercherò di accumulare man mano che andrà a riprendersi, oppure vado in stop se va giù. Ma se vi aggiorno su questa posizione, vedremo quello che succederà, vi aggiornerò. Andiamo a vedere velocemente il SP500, perché non cambia nulla per quanto riguarda SP500 dal punto di vista di analisi ciclica. Quindi non mi ripeto, perché è la stessa identica struttura di Nasdaq. Allora, qui abbiamo un primo ciclo per S&P e qui abbiamo un secondo ciclo che sta andando naturalmente a concludersi. Allora, il problema di S&P è a livello ciclico, è che tecnicamente il ciclo è stato chiuso qui. Per me è stato chiuso qui all'interno di questi due minimi. Ho delle idee particolari, sicuramente non teoricamente corrette, perché la teoria ciclica non dice questo, ma i mercati evolvono, bisogna anche aprire gli occhi e non applicare regole in maniera cieca, che poi non serve a niente. Stiamo facendo trading, non è un'analisi di natura quantitativa alla perfezione, ma qui è stato, in questi prezzi è stato chiuso un ciclo, qui siamo nel secondo ciclo, anche qui semestrale. Per quanto riguarda S&P 500, vi ho indicato le aree che ritengo anche qui di supporto, sono state tutte toccate. Questo minimo corrisponde alla perfezione con quello del Nasdaq che abbiamo appena visto. È possibile che da qui parta un nuovo movimento? Sì, io non andrò long su S&P 500, non sto costruendo la posizione su S&P, la sto costruendo su Nasdaq. Semplicemente perché mi viene più comodo, visto che non ho l'automazione su Prime XBT, quindi non avendo l'automazione su Prime, preferisco utilizzare solo un singolo indice, perché sto facendo trading in questo momento di una settimana circa, quindi swing trading si chiama così. Però ragazzi, è insomma utilizzabile anche se fate una diversificazione su entrambi gli indici. Anche qui, ragazzi, non c'è inversione in questo momento, ma se S&P sale al di sopra di questi livelli, però è meno evidente di Nasdaq, quindi mi aspetto almeno una risalita in questo punto. Per quanto riguarda S&P, valuterò un eventuale ingresso. Solo al di sopra di questo massimo, di questo swing, inverte completamente il trend di breve periodo. Sotto questo livello, e questo come primo livello, che è 3.350, il secondo livello è 3.450. L'indice SP500 continua la sua fase di debolezza nel breve periodo. Quali sono i livelli di atterraggio? C'è già arrivato. Il secondo livello è 3.002, che è qui, e poi al di sotto qui c'è questa ampia fascia tra 3.150 e 3.000 dollari. Se arriva qui, difficilmente una ripresa potrà fare nuovi massimi. Troppo debole in questa fase, andrà riconsiderato. Bene, siamo arrivati alla fine del video con il briefing su Bitcoin. Eccolo qui il grafico, l'avete anche spulciato perché mi è scappato prima, ve l'ho fatto vedere. Secondo questo grafico, dal punto di vista di natura settimanale, l'importanza di questo livello 11,6, ragazzi, 12,100, il più grande livello di resistenza di Bitcoin negli ultimi 3 anni. E lo so che voi pensate che sia questo il livello di massimo, ma non è quello, ragazzi, è questo blu, per una serie di discorsi legati alla price action. Ragazzi, allora, questo è un grande livello, ma ancora a livello temporale c'è stato un pullback di ritorno su questi livelli di massimo. Bitcoin ha reagito molto bene. Cosa succede? Se Bitcoin ritornerà a testare, potrà fare uno spike in una settimana, ma deve stare, ve lo dico in maniera molto chiara, al di sopra di questi livelli qui. Già il puntare verso la linea rossa di supporto, che vedete qui, che all'incirca intorno ai 9.500 punti, vi faccio vedere questa linea qui, vedete, ragazzi, è intorno ai 9.500, è un eccesso. Quindi se lo fa in settimana con uno spike, mi ritorna su questo livello, che invece è posizionato a 10.000 dollari, 10.100 dollari, è meglio, sarebbe meglio, ma sarebbe meglio che da qui in poi il mercato facesse un fake, di cui ho pubblicato una super analisi
Nella mia Academy, ragazzi, difficilmente riesco a farvela qua perché quell'analisi è di 20 minuti. Ma per farla breve, in questa analisi vi dico solo la sintesi, penso e dico, do un'opportunità, diciamo un punto di vista diverso nel fatto che Bitcoin potrebbe in effetti aver chiuso la sua fase di discesa proprio qui, vista anche il grafico settimanale, che questa fase di ripresa sia possibilmente un fake e poi il mercato spiazza tutti e se ne ritorna su. Questa è solo un'ipotesi, per analisi approfondita in Academy trovate il video, ma in questo momento è una valutazione che sto facendo, tanto è vero che il mio sistema di trading medio term è tornato long, ahimè, perché penso prenderà uno stop in questo caso, ma è tornato long sul mercato. Quindi l'analisi di lungo periodo ci indica che quest'area di supporto di Bitcoin potrebbe essere già stata indicativa di un minimo fatto, mentre a livello temporale c'è ancora spazio per fare l'ultimo spike verso il basso, ma non deve chiudere sotto i 9.500, quantomeno un grafico settimanale. Ragazzi, se va sotto a livello settimanale di questi livelli mi va al giallo, diventa problematico, andremo a gestire una cosa del genere, perché secondo me potremmo poi assistere ad una fase di ripresa che non avrà la forza di rompere il livello blu, dannato livello blu per gli amanti di Bitcoin. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, un sacco di informazioni e soprattutto una strategia di trading che sto optando di attuare su Nasdaq 100. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se vi garba questo tipo di strategia. Vi porterò i risultati, finora tutte le volte che ho tradato su Prime XBT Nasdaq ho chiuso in positivo con questo tipo di strategia. Non è sempre facilissimo, però vedremo cosa accadrà anche questa volta. Il link di Prime lo trovate in descrizione se volete iscrivervi, usando il mio link mi date anche una piccola mano con dei piccoli referral sulle commissioni, sulle fee, sono piccole somme, ragazzi, ma date comunque una mano al canale, ma soprattutto trovate il coupon per iscrivervi. Noi ci rivediamo nel prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!